Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati, buonasera con il consueto appuntamento del venerdì con la Prime League. Siamo arrivati nel primo storico Gran Premio del Qatar in quel di Formula Italian Team. Vado a presentare ovviamente me stesso, Dierlong 2110 in arte Andrea Longagnani, coadiuvato questa sera non da Raffaele Lelli per i Miroshi, ma dal buon Gallians. Buonasera. Buonasera, un saluto anche a Raffa che purtroppo oggi non riesce ad esserci e si perderà una bella gara secondo me. Vedremo, vedremo, ovviamente se cambiamo regista non cambiamo invece il buon Andrea Badolato in arte Fitandre alla stanza dei bottoni. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Stavamo parlando nel privé del pre-gara, poi vedremo se riusciremo a mettere, diciamo, quello che stavamo dicendo all'interno della live, ma partiamo subito con il primo Gran Premio del Qatar. Parte la qualifica, un tracciato che si compone di 16 curve, molto tortuoso, molto molto veloce, perché è un giro, dalle stime che si hanno, dai primi giri che si sono fatti, si gira sotto al minuto e mezzo, quindi abbondantemente sotto al minuto e mezzo. Vedremo come la interpreteranno i piloti della Prime League. È un primo assaggio di questo Gran Premio che era stato già presente nel calendario Formula 1 nell'annata che aveva completamente è stata completamente falcidiata dal Covid e anche dall'annata successiva nel 2021, lo ricorderemo, con le macchine che andavano sui cordoli e si tranciavano completamente le gomme, perché era ancora in una conformazione molto molto MotoGP e quindi i cordoli erano sostanzialmente un pochettino più taglienti rispetto che nei Gran Premi di Formula 1 normali, come magari Spa o Imola, diciamo i più classici. Intanto VPR Giuliano fa registrare il primo tempo cronometrato in 1:24.288, un Gran Premio del Qatar che poi è rientrato nell'anno scorso, quest'anno, nel 2023, non è più quest'anno, ma perché oggi sono partite le prime qualifiche, ma andiamo a dare un piccolo recap di quello che è successo la settimana scorsa con la vittoria di Crick nel Gran Premio di Giappone, una vittoria diciamo che poteva essere un pochettino più pepata, ma che purtroppo ha visto girarsi all'ultimo, proprio nelle ultime battute, mentre che lo stava recuperando, ovvero il buon Ruggio, che è ormai diciamo caduto a 70 punti di distacco. Quindi stasera ovviamente Crick può diventare campione della Prime se fa ovviamente almeno 8 punti, perché sono 70 i punti, ovviamente contando i giri, il punticino del giro veloce deve fare almeno 8 punti, quindi diciamo che, caro Gallians, a meno di grossi disastri, se è andato già a prendere la pole position in 1:21.5, diciamo che almeno di grossi disastri il buon Crick può laurearsi molto probabilmente campione questa sera. Ma certamente la matematica gioca a suo favore, forse gioca un po' meno a suo favore la pista, perché sì, probabilmente sarà molto competitivo come al solito, magari anche di più, perché essendo questa una pista nuova bisognerà capire chi sarà allenato di più. Probabilmente i piloti con più talento, in questo caso Crick, sappiamo averne parecchio, saranno probabilmente riusciti a interpretare meglio il tracciato rispetto a chi invece ha purtroppo poco tempo per le pratiche. Ma allo stesso tempo può essere un inganno sempre il layout, perché i tagli possono essere veramente fondamentali, ovvero sarà fondamentale non tagliare, soprattutto se dovesse uscire una safety car negli ultimi 5-6 giri che ricompatterà il gruppo. Allora lì sì che sarà fondamentale essere puliti con i tagli. Il buon Antonio Giuliana ci dice: no, Crick non deve perdere più di 18 punti. È praticamente la stessa cosa che ho detto io, solo al contrario. Sì, ecco. Basta che... esatto, basta che faccia...
Dica Andre, dica. No, dico invertendo, diciamo, i giocatori, il risultato non cambia, sì, era invertendo gli addetti, il risultato non cambia, le grandissime addizioni, quindi vedremo, la matematica regala sempre spunti e molti punti di vista, ma in realtà il risultato è sempre lo stesso. Vediamo un po', ecco, perché sono usciti quasi tutti, ovvero la metà almeno dei piloti partenti in questa gara. C'è da segnalare, ovviamente, attenzione, perché intanto Alex Pilottino si è perso perché c'è un'entrata dei box molto molto larga, era andato tutto sulla destra, diciamo nella slow lane invece che nella fast lane, e quindi ha avuto un rientro un pochettino tranquillo. Dicevo, si segnala Full Gas, che debutta questa sera in Alfa Tauri. Vedremo come se la potrà cavare. In questo momento ha segnato un 24.288, e quindi un Aspaz invece in 1 minuto e 40. Vedremo appunto se il pilota della Ferrari è riuscito a trovare almeno un pochettino di tempo per poter provare questa pista nuovissima, nuova, mai provata sul gioco. Non è una new entry, come avevamo detto subito all'inizio, una Imola per esempio, giocata nei vari giochi in Formula 1 2000, 2005 eccetera eccetera, ma è una pista che, come detto, molto popolare all'interno del campionato della MotoGP. Vedremo, c'è solo una zona di DRS, 16 curve come detto all'inizio, molto tortuosa. Gallians è vero, è molto veloce, però offre molti spunti per fare, diciamo, diverse traiettorie, provando un pochettino anche con altri piloti. Abbiamo visto che ci sono differenti punti di vista anche per quanto riguarda la traiettoria. Sì, soprattutto con l'usura gomma può essere interessante, come hai detto tu, magari qualche cambio di traiettoria, qualche cambio di stile per quanto riguarda i piloti, perché essendo un circuito con tanti curvoni veloci, il consumo gomma veramente ha un grande impatto su quello che è lo stile di guida dei vari piloti. Chiaramente non in qualifica, quindi questa cosa qua la vedremo più probabilmente in gara. Come hai detto tu, tracciato non nuovo, nonostante sia la prima volta che esce su un capitolo con le Masters, e da questo punto di vista possiamo dire che magari gli appassionati di MotoGP possono avere un piccolo vantaggio. Assolutamente, l'avranno giocato all'interno proprio del titolo Milestone. Vedremo cosa potrà fornire appunto per quanto riguarda tutto quanto. Ecco, secondo me una zona di DRS è un pochino poca, ma effettivamente rettilinei non è che ce ne sono tantissimi, se non quello appunto del rettilineo finale. Si poteva magari provare a mettere una zona di DRS tra curva 3 e curva 4, ma è ancora un pochettino corto, oppure tra curva 15 o curva 16 c'è un'altra zona di rettilineo. Vedremo, sicuramente è difficile anche capire quali possono essere le zone o le staccate o i punti di sorpasso, e quindi intanto ho visto Naspaz completamente bloccare una McLaren, che è quella di Tartaruga, non vorrei, nel giro il buon Tartaruga, e nel giro anche Naspaz, quindi si è trovato un pochettino tarpato le ali il pilota della McLaren. Vedremo se avrà benzina a sufficienza per poter effettuare un secondo giro. Attenzione ai limiti della pista, perché è vero che la carreggiata è molto ampia, ma proprio perché è molto ampia si va a cercare tanto il limite, specialmente tra zona 12, 13 e 14. Ci metterei anche curva 15, perché sono curvoni molto veloci in cui è possibile farlo in pieno, però bisogna essere molto molto attenti, molto precisi, specialmente in entrata curva, per evitare che la macchina inizi a scivolare verso l'esterno. E è anche una zona molto difficile, che potrebbe dare qualche grattacapo, è di nuovo curva 4, curva 5, una doppia destra, dove teoricamente bisognerebbe fare solo una linea, prenderla come se fosse un grosso tornante, però il fatto di avere
rettilinetto tra curva 4 e curva 5 rende un pochettino tutto un po' con il brivido. Però diciamo che dalle prime impressioni non è bruttissimo, ecco, da guidare specialmente non è bruttissimo come tracciato. Vedremo come ne penseranno i piloti, ecco, dopo questa settimana, perché ricordiamo il venerdì c'è ovviamente la Prime, come stiamo vedendo adesso. Settimana prossima invece ci sarà la Sport, la Pro e la Master, come da consueto calendario. Magari correggo, potremmo... perché la prossima settimana la Master è stata spostata, quindi correrà il 13. Correrà il 13, quindi una settimana più tardi, sì. Nella settimana di riposo dei campionati. Ricordiamo che comunque ci sono state 4 gare di fila, quindi un tour de force finale molto 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 acceso per i piloti, e soprattutto nel finale, ecco, dei campionati che entrano nel vivo, specialmente il campionato della Master League, che vede molti molti piloti potersi giocare la vittoria finale. Andiamo a vedere un attimo quello che succede in pista, con Emis che è in seconda posizione in 22-2, ha scavato un solco molto molto importante Crick, perché con quel 21-5 l'unico pilota a essere sceso sotto al muro dell'1.22, quindi credo che l'abbia provato assiduamente questo nuovo tracciato. Poi ovviamente lui già, ecco, ha fatto notare nell'arco dell'anno un grandissimo passo, e sicuramente, come diceva il buon Gallians prima, il talento, ecco, lo ha aiutato magari a capire subito come poteva essere la pista, e questo fa sì che ha scavato un grosso solco, un solco di 701 millesimi nei confronti di Emis. Full Gas invece buono in terza posizione, Rugio quarto al momento con un 22.6, poi c'è VPR Giuliano in 23.2, 23.3 per il rosso, poi via via tutti gli altri con Ezio e Upip in 23.6, 23.7, poi arrivano Robby in 24.0, 24.2 per quanto riguarda Tex, poi 25.2 per Alex Pilotino, poi ancora non hanno fatto registrare un tempo Tartaruga 88 e Black Biagio sulla sua Williams. Vediamo, perché c'era Upip che si stava migliorando, 163 millesimi nel T1, vediamo poi nel T2, qua un pochettino largo, non va a centrare l'apex della curva e poi si lancia verso il... verso poi il curvone di curva 12, 13 e 14, una curva che, caro Andre, ricorda diciamo il triallo di curva di Turchia. Ecco, io infatti questo stavo... se tu mi avessi interpellato, anziché fare un monologo sulla pista e chiedere che tipo di pista ti ricorda questa, ecco, io stavo pensando proprio a Turchia, quella serie di curvoni che erano anche particolarmente difficili, diciamo, da affrontare. Tra l'altro mi sembra che stiamo parlando di F1, non so se era 12, F1 2012, non potrei dire una fesseria. Diciamo che dal 2006 in poi, anche 2005 se non mi sbaglio, ci fu la prima vittoria di Massa, sostanzialmente. Era il circuito di Massa. Ed era un circuito di difficile interpretazione, con questi curvoni larghi e poi con delle frenate secche. Mi ricorda questo circuito, in effetti. Che poi l'abbiamo rivisto anche lui, il Gran Premio di Turchia, all'interno del valzer dei GP annullati e dei remake fatti dalla Formula 1 nell'anno del 2020, quindi esatto. Con un incredibile quasi doppio podio della Ferrari sul bagnato stava per... ecco. Ci fu il terzo posto di Vettel e Leclerc che arrivò quarto, sì. Quindi un gran peccato, però... in quell'annata diciamo che era oro colato. Stanno uscendo tutti, magari andiamo a vedere chi si lancia per primo, giusto per fare un onboard anche del Gran Premio del giro di pista all'interno del Gran Premio di Losail. Io direi di andare su Crick, non me ne vogliano gli altri, ma giustamente anche per dare un pochettino più di corpo e soprattutto magari qualche spunto ai piloti che correranno
nei prossimi Gran Premi, appunto la Sport e la Pro lunedì e martedì, e poi settimana dopo la Master, come detto da Andre. Si ferma, si pianta Crick e lascia un po' di spazio. Si è lanciato Black Biagio in questo momento, sta arrivando in curva, credo. 4. Ah, mannaggia, si è già migliorato, è passato in terza posizione e ho visto anche un Fuchs nel terzo settore, quindi vuol dire che di potenziale ce n'è. Assolutamente, vediamo allora anche quale può essere l'evoluzione della pista. Di notte, come abbiamo visto magari chi ha seguito le qualifiche, di notte andando diciamo molto molto a raffreddarsi la pista, aiuta un pochettino nelle prestazioni, nell'evoluzione appunto della stessa. Si è lanciato Ruggio, quindi andiamo sul pilota Ferrari. In questo momento Crick invece è all'ultima curva e si sta lanciando per il suo giro. Vediamo quindi Ruggio, 101 millesimi tolti, Fuchsia al T1. Vediamo dove potrà arrivare allora il pilota della Ferrari, e specialmente un occhio di riguardo io lo tengo su Crick. Caro Gallians, se vuoi rimanere anche su un pilota va bene lo stesso, vado in radiocronaca, così almeno da vedere un giro cronometrato all'interno del Gran Premio. Andiamo su Ruggio. Ok, allora Ruggio in questo momento in al T2, 121 millesimi tolti, non penso possa ambire più a una seconda posizione. Vediamo come fa l'ultimo, mamma che correzione da parte di Ruggio. Intanto si è girato Crick al T1, arriva Ruggio sul rettilineo principale, vediamo 20, 21, ancora 22, 4, quarta posizione per lui. Vediamo se Emis si sta migliorando, è in questo momento alla tripla destra, lo vedo un po' scattoso Emis, giusto per segnalare un po' di lag. Attenzione perché c'era una McLaren ed era la McLaren di Tartaruga. Vediamo, arriva l'ultima curva Emis, si lancia sul rettilineo principale in 22.2 il suo tempo da battere, vediamo 21.9, quindi secondo pilota a scendere sotto il muro del 22, ci sono comunque 4 decimi a separare Emis da Crick. Caro Gallians, diciamo che Ruggio non è riuscito ad andare oltre la quinta posizione, ma è vicino sostanzialmente al gruppone che c'è dalla seconda alla quinta posizione. E Crick invece ha fatto già capire che intenzioni ha stasera. Sì, certamente ormai lo conosciamo bene, il pilota McLaren. Ruggio alla fine, sì, magari non un giro pulitissimo, non so se il Fuchs al primo settore sia stato reale, perché ogni tanto il gioco dà qualche informazione non veritiera da questo punto di vista. Fatto sta che comunque, come hai ben detto tu, tra la terza più che altro e la quinta posizione ballano soltanto 1-2 decimi, quindi alla fine la prestazione c'è anche da parte del pilota Ferrari. Una prime che si conferma come avevamo visto nel precedente Gran Premio del Giappone, molto scaglionata, con ovviamente Crick che ha scavato il solco. Poi da Emis a Ruggio sostanzialmente hanno tutti lo stesso pasto, almeno in qualifica. Poi abbiamo un piccolo solco per trovare il rosso, e fino a VPR Giuliano c'è un altro scaglione, e poi pian piano dal 23.6 di Ezio si va fino al 24.0 di Robby, e poi un pochettino più in difficoltà le colonne portanti della Prime. Ora io non vorrei tirarli alla loro tre o che devo dire una cosa scomoda, ma caro Andre, il Qatar è una pista nuova e le tre colonne portanti della Prime sono tutte in fondo. Tra l'altro volevo dirti pure che le tre wild card sono tutte davanti, quindi com'è? Esatto. C'è qualcosa. Quindi vuol dire che le colonne portanti vuol dire che si sono allenate male a questo punto, in questo circuito. Oppure magari le vecchie generazioni fanno fatica ad adattarsi a questi layout nuovi, non lo so. Molto bene, anche molto bene. Sì. No, anche perché Robby, ad esempio, veniva da una serie di gare, vedremo, ora magari ci smentirà, ora vedremo la gara.
diciamo, la parte conservatrice di Formula Italian Team non gradisce tanto il layout del Qatar. A questo punto, beh, tu parlavi di Turchia, c'è la possibilità che Malesia ritorni all'interno del palcoscenico della Formula 1, un altro tracciato, uno dei pochi di Till che diciamo, ha emozionato con quei due lunghi Allora. rettilinei, molto molto bello. Molto tecnico, speriamo di poterlo rivedere come Turchia, sostanzialmente. Turchia era veramente bello da guidare, però Malesia sembra era che prima di sì. Giappone, se non ricordo male, le Esatto, prime sì. edizioni. Che c'era sempre un tifone quando andavano Esatto, a sì. correre, sì. Pazzesco. Si aveva il 100% di pioggia, ecco. Se Sì. questa sera scherzavamo prima della live, ovvero chissà se ci sarà la pioggia, ricordando la Pro League del 2020 con la pioggia in quel di Abu Dhabi, oppure in Arabia Saudita nel 2022, sempre Pro League, ci fu la pioggia in quel di Jeddah. E diciamo che Se non lì ricordo male, ci fu una pioggia tropicale pazzesca in gara nel 2001, con le due Ferrari entrambe fecero un errore e andarono letteralmente per prati, poi ripresero le macchine e stravinsero la gara. Non so se era 2001 o 2002. comunque, allora sicuramente C'era potremmo andarla a Barrichello. cercare. C'era Barrichello, sì, ma mi ricordo anche quando nel 2008 o nel 2007, ora adesso non ricordo, però la Ferrari nel 2007, perché gli scoprirono con la Spy Story il sistema di zavorre mobili e quindi le tolsero per il Gran Premio della Malesia e andarono in difficoltà con Massa che si girò e andò a pescare l'unica striscia di sabbia e si andò a infossare Raikkonen che non fece benissimo, ecco. Eh sì, erano anni un po' diversi, sì, rispetto a quelli Schumacher e Barrichello. Assolutamente. Comunque i piloti stanno partendo per il giro di formazione con la griglia di partenza così composta. Criche e Emis in prima fila, terza e quarta posizione per Black Biagio e Fulgas, quinta e sesta posizione per Rugio e il Rosso, settima posizione per Tartaluga, ottava per VPR Giuliano. Chiudono la top 10 le due Aston Martin di Ezio e Upip, poi undicesimo Tex, dodicesimo Robby, tredicesimo Alex Pilotino, a chiudere ovviamente il buon Naspaz con la Ferrari. Vediamo per quanto riguarda le gomme, diciamo una griglia divisa a metà con gomma media per Crick, Black Biagio, Fulgas, Rugio e il Rosso, poi Ezio, Alex Pilotino e Naspaz, mentre tutti gli altri, ovvero Emis, Tartaruga, VPR Giuliano, Upip, Tex e F1 Italian Robby su gomma hard. Non ho provato personalmente ancora la gara, però ecco, diciamo che questi gran premi di Medio Oriente, ecco, caro Gallians, tu dicevi l'usura delle gomme, anche in Bahrain tutto sommato si partiva così, quindi nulla di nuovo. Nulla di nuovo esattamente, quindi vedremo quali saranno le strategie dei piloti al netto di safety car. La pit lane è abbastanza lunga, quindi per una gara al 50% appunto senza neutralizzazioni prevedo comunque la maggior parte dei piloti che adotterà una strategia ad una sola sosta, al contrario di quello che vediamo nella seconda barra qua sotto nella grafica che offre due soste. Non credo che molti la sceglieranno perché per l'appunto ci sarà poco tempo per recuperare il margine perso in due soste. Assolutamente, anche perché la pit lane parte prima dell'ultima curva, quindi può sembrare, diciamo, una pit lane corta, però invece bisogna stare attenti, il muro è molto vicino. Crick si sta andando a posizionare sulla sua casella, gli altri invece stanno per arrivare in questo momento. Comunque, non mi ricordo più che cosa volevo dire. Ah, beh, sì, ovviamente la strategia è tarata su quello che è successo nel 2023 con i piloti costretti a una mini qualifica con diciamo i pit stop dettati da una norma FIA per conformità non benissimo sulle coperture Pirelli.
Comunque, i piloti tutti quanti sono sulla pista. Un po' di squalifiche per VPR Giuliano Italia, e F1 Italian Robby. Non hanno centrato la casella. Si sta per partire con il primo Gran Premio del Qatar all'interno di Formula Italian Team. Attenzione, le luci sono tutte accese. E via, partono i piloti con buono spunto subito da parte di Crick, che non sembra poter impensierire il ovvero non sembra che il buon Emis possa impensierire. Attenzione, un contatto tra Emis e Black Biagio, forse un'ala che è partita, no, non sembra esserci danni sulla Williams per il pilota in terza posizione. Ha perso una posizione invece Ruggio, che sembrava essere partito un pochettino meglio degli altri, invece poi si è trovato Emis con questa gomma hard molto molto piantato all'interno di curva 1, e quindi ha dovuto alzare il piede, e ne ha approfittato il rosso, che ha fatto una grandissima partenza. Altra buona partenza da parte di Tartaruga, è sprofondato un pochettino full gas arrivando alla settima posizione. Anche VPR Giuliano non ha fatto una bellissima partenza, si trova in undicesima posizione. Vediamo là davanti con Crick, che ovviamente vorrà capitalizzare il vantaggio di mescola in questo momento con la gomma media. Ritrova Emis, che sta bloccando un pochettino tutto il gruppo, ovviamente bloccando, non è che lo fa intenzionalmente, ha scelto una copertura più dura, la più dura portata in questo momento da Pirelli. Quindi dovrà aspettare un pochettino, intanto attenzione ai limiti della pista, perché Black Biagio è andato un pochettino largo in ultima curva, prende tutta la scia per andare a sopravanzare il pilota dell'Alpine. Vediamo molto molto comunque carico il pilota della Williams, riesce a prendere una traiettoria interna e va a prendersi la seconda posizione. Vedremo se ne avrà per andare ad impensierire il pilota McLaren là davanti. È partito il primo giro, se n'è andato del primo match point di Crick, diciamo primo match point un pochettino più sicuro rispetto a quello che aveva in Giappone, anche se ci è andato molto vicino, perché come detto Ruggio era in seconda posizione, stava salendo nei confronti e riprendendo ovviamente spazio nei confronti di Crick. E invece poi è andato a perdere la vettura in trazione all'uscita della spun, rompendo l'ala e poi facendo un pochettino di rimonta. È riuscito ad arrivare poi sesto, e ci fu tra l'altro il podio di Black Biagio, ovvero attenzione, ancora largo qua Black Biagio, però ancora largo qua Black Biagio, ancora una volta largo Black Biagio. Attenzione ai limiti della pista, attenzione ai limiti della pista, perché qua possono arrivare molte penalità. Caro Gallians, lo dicevi prima della gara. Sì, una grande crescita quella di Black Biagio negli ultimi tempi, belle prestazioni a prescindere dal fatto di episodi nel post gara. Fatto sta che ultimamente si sta portando a casa finalmente diverse soddisfazioni, speriamo che possa essere di buon auspicio per la prossima stagione. Come hai detto tu, sto vedendo parecchi piloti uscire dal limite della pista, spero alzino abbastanza il piede per far sì che il gioco non dia avviso, perché altrimenti se cominciamo così a dare avvisi a destra e a sinistra già a partire dalla seconda barra terza tornata, vuol dire che al 29esimo non so se ci arriviamo tutti. Assolutamente, come detto all'inizio, è un tracciato che lascia completamente spazio alla creatività del pilota per avere la traiettoria più ideale rispetto al suo stile di guida. Ecco, però bisogna stare attenti. Intanto Ruggio è riuscito a passare il rosso e si lancia all'inseguimento del duetto che in questo momento sta inseguendo Crick, ovvero Emis e Black Biagio. Un secondo e sette di svantaggio per il pilota Ferrari nei confronti del duello che c'è lì davanti. Invece Crick riesce comunque a mantenere quasi sempre un secondo e nove, un secondo e otto, un secondo e sette di vantaggio nei confronti appunto di Black Biagio. Dietro invece, dai Rosso fino a Upip, sono tutti ingarrellati con un serpentone. E vedremo se appunto Tartaruga si fa tutto sulla destra e va a sopravanzare il Rosso, che aveva fatto una gran partenza. Adesso piano piano sta un pochettino sprofondando.
ovviamente magari è una sua strategia, magari un pochettino più conservativo. Intanto arriva purtroppo i primi 3 secondi per Full Gas, parte così la sua, speriamo, lunga carriera virtuale su Formula Italian Team. Abbiamo sentito un po' Raffa, ovviamente coadiuvato dal sottoscritto. Diciamo che la Prime aveva avuto poche wildcard fino a qualche gara fa. Fortunatamente c'è stato qualche quiz di qualche pilota che si è iscritto soprattutto al sito, per magari poi tentare l'anno prossimo un campionato totale. Dici bene. Intanto, dici bene, comunque vedere delle nuove generazioni di piloti è sempre positivo. Generazione ovviamente si fa riferimento non all'età anagrafica, ma a quella, cioè, presente sul sito. Partire dalla Prime non per questo vuol dire che Emis 3 secondi. 3 secondi per Emis, 3 secondi per Emis, attenzione! Arrivano, iniziano a fioccare, ovviamente magari l'anno prossimo con già una conoscenza del tracciato se ne vedono un pochettino di meno di questi tagli. E purtroppo era lì l'inghippo di questo nuovo, anche 3 secondi per Naspaz. Intanto Full Gas passa il pilota della Haas in rosso e va a prendersi la 6ª posizione. E non sarebbe male partire con una top 5 per il pilota Alfa Tauri. Alla sua prima presenza arrivano anche 3 secondi per Black Biagio e stanno fioccando al 5º giro. Sì, bisogna stare cauti. Ho guardato adesso il tracker, live timing, gli avvertimenti, praticamente si sembra un bollettino di guerra, bandiera gialla, che blu pip. Oh, che disastro, le due Aston Martin. Upi Pezio, attenzione, arriva Naspaz che vede due piloti girati lì. Se non ho visto male, si è girato Ezio e poi subito dietro anche Upi, forse per evitarlo. Che sfortuna. Se non ho visto male. Attenzione, purtroppo spin sincronizzato per le due Verdone. Ezio l'ha danneggiata. Quindi, sì, purtroppo perché Ezio, diciamo, non riusciva a far manovra per andare a non toccare il muro. E quindi è andata a prendersi questo piccolo sberlone nelle protezioni, e questo ha fatto sì che rompesse la sua bandella di destra. Andrà quasi sicuramente ai box. Peccato. Intanto là davanti stavano andando bene, stavano tenendo il gruppetto di Rugio, Tartaruga. Beh, Rugio adesso sembra un pochino più andato, però tenevano comunque il gruppetto dei primi. Full gas in curva 1 va a prendersi la 5ª posizione nei confronti di Tartaruga. Una grande staccata del pilota Alfa Tauri. Vanno tutti e due lunghissimi in curva 2. Bravo Tartaruga ad alzare, infatti ha perso tantissimo nei confronti di Rosso. Speriamo non sia arrivato comunque un avviso. Là davanti invece sta arrivando Rugio nei confronti di Emis. 1 e 2. E Emis infatti è quasi fuori dalla zona di DRS. Vediamo cosa potrà fare il pilota alpine, che ricordiamo su gomma hard, quindi adesso sta tenendo tutto sommato un buon ritmo. C'è da vedere cosa sta facendo Crick. Sicuramente il passo visto in qualifica del pilota McLaren fa presagire il fatto che ora sia in controllo un pochettino della situazione, e anche molto pulito, ecco. Non l'ho quasi mai visto andare oltre al limite della pista. Molto bravo qua all'ultima curva, prende sia l'apex che poi il punto di uscita. Andiamo a vedere la staccata in curva 1. Ecco qua, bravo, molto bravo, lascia scivolare la macchina, poi via in curva 2, di nuovo curva ad ampio raggio, esce molto bene, va a prepararsi per curva 3. Intanto VPR Giuliano va a prendersi la posizione nei confronti di Robby, che era risalito in 8ª posizione. Upip passa Naspaz ancora prima della staccata di curva 1. Vediamo se Naspaz la tirerà all'esterno. No, lascia passare il pilota dell'Aston Martin. Attenzione all'incrocio possibile per Naspaz. Oh, bandiera gialla, si è girato Black Biagio. Si è girato Black Biagio. In questo momento comunque il buon Crick sarebbe campione, anzi no.
gli mancherebbe giusto un punto, il punto del giro veloce che in questo momento ce l'ha Black Biagio. Sarebbero ovviamente 7 i punti di svantaggio, si arriverebbe a 77. No, sarebbe campione, caro. Sì, mancherebbero, sì, mancherebbero due gare e quindi... Quindi sarebbero 26, 52 punti. Quindi sì, sarebbe campione. E se Ruggio lui che... vince... Sì. Ruggio deve vincere e Crick per vincere il campionato deve arrivare almeno sesto. Se Ruggio vince. Esatto. Ovviamente col può arrivare veloce. Anche, se non mi sbaglio, col giro veloce, sì, sì, sì. Molto bene, incredibile, perché da quando il buon Emis ha avuto strada libera sta mettendo spazio tra sé e Ruggio, era quasi arrivato in zona DRS il pilota della Ferrari e invece adesso ha perso un po' di tempo, un secondo e otto nei confronti di Emis, e credo che Crick in questo momento abbia annusato il fatto che Emis con Gommard potrebbe arrivargli a fine stint nel codone, dargli un pochettino di fastidio, e ha iniziato a martellare un pochettino di più il pilota della scuderia di Woking. Dietro intanto attenzione, perché c'è un bel duello tra Tartaruga e Fulgas, con Fulgas che è in quarta posizione, Black Biagio dopo purtroppo l'errore è in settima posizione, sta risalendo, attenzione, un sorpasso in una zona di pista in cui non te l'aspetti da parte di Tex, che va a passare il suo diretto rivale, ovvero Robby. Robby adesso che ha 10 secondi di vantaggio nei confronti di Upip, vedremo se riuscirà a mantenerli. Un Emis che mi sembra essere un pochettino più carico, perché nell'ultimo settore specialmente fa la differenza nei confronti di Ruggio, perché Ruggio nei primi due settori va bene o male a recuperare, e poi invece dalla fine del T2 va a prendergli qualcosina. Magari adesso li seguo un pochettino più da vicino, anche se Tartaruga forse non me lo consente. No, Tartaruga ovviamente Gommard e Fulgas invece con gomma media, quindi dovrà essere Guardingo il pilota della McLaren. Attenzione, quindi vado a vedere intanto altri 3 secondi per Black Biagio, vado a vedere adesso stanno arrivando al punto critico per Ruggio. Emis molto molto pulito nelle traiettorie, un pochettino largo qui. Poi va sul gas, vediamo Ruggio, infatti qua inizia un pochettino a guadagnare, arriva 2-1 e poi arriva all'ultimo settore, forse un pochettino più scarico il pilota Ferrari, qua ha già perso un decimo. Bene o male si è rimesso un pochettino in pista e perde, vediamo qua, in uscita, perde tantissimo in uscita dalla curva qui in 15, caro Gallians. Sì. Forse un'impostazione differente. C'è da dire che Ruggio ha soltanto un avviso, mentre Emis ne ha 5, quindi probabilmente anche un pochino più di salvaguardia degli avvertimenti per quanto riguarda Ruggio, mentre Emis al prossimo avvertimento, il quale ovviamente non glielo auguriamo, sarebbero 6 secondi di penalità. Molto bene, caro Andre, io direi che adesso un po' la situazione è cristallizzata, c'è solo sempre Tartaruga vicino a Fulgas, ma non sembra intenzionato a voler attaccare. Parlavamo ovviamente nel pre-gara un po' delle qualifiche che si sono tenute oggi, le prime qualifiche del 2024, e cosa ti puoi aspettare da questa stagione? Sembrano tutti più vicini, però bisogna attendere un attimo domani cosa decide di fare Verstappen. Ma diciamo, mi limito a parlare forse di domani, ecco, visto che tutta la stagione è un po' complicato, però diciamo che per domani mi aspetto una gara, vedremo se la Ferrari avrà gli stessi problemi dell'anno scorso per quanto riguarda il consumo gomme, le differenze che si dilatava poi in gara con la Red Bull. Da questo punto di vista il quinto posto di Perez, io penso che Perez domani punterà un podio, quindi più che guardare a Verstappen bisognerà probabilmente punterà un podio domani. Ho sentito una buona
come posso dire, considerazione da parte di Ivan Capelli, ovvero non si capisce mai qual è il limite della Red Bull, ovvero quasi sicuramente è Verstappen che ne ha di più, intanto 3 secondi per Robby. Però se non avessero Verstappen e hai un pilota normale come può essere Perez, comunque non sembra questa macchina. Tanta attenzione, errore da parte di Full Gas, va lungo e quindi passa Tartaruga, intanto altri 3 secondi per Remis e sono 6. Sono 6 purtroppo per Remis. Comunque, ecco, diceva, se magari avessero due piloti normali, la Red Bull non è che... Perez non è un pilota scarso, Verstappen sta facendo la differenza, per quanto mi riguarda ci mette anche un po' del suo, perché comunque la macchina sicuramente è la migliore, però lui ci mette quella differenza probabilmente soprattutto nel passo gara. Detto ciò, mi aspetto domani una gara un po' complicata, quindi magari spero di essere smentito, ma credo che ci si lotterà probabilmente per una posizione sul podio con la McLaren. Poi la Mercedes, non so, Russell ha fatto una grande qualifica, vedremo. Alonso. Non so come... Alonso, esatto. Alonso che in gara è comunque una bella, come una gatta da pelare, quindi vedremo. Il podio, ci sono 5-6 piloti che possono ambire al podio. Beh, diciamo che possiamo partire dal presupposto dell'anno scorso, magari un pochettino più... come posso dire, più sicuro tra virgolette, ovvero che sembrano esserci al di là del mito. Intanto Black Biagio va a passare ancora prima della staccata di curva 1 il rosso e va a prendersi la sesta posizione. Dicevo, sembra esserci un pacchetto di mischia ancora più compatto dell'anno scorso, tolto ovviamente Verstappen, quindi speriamo che siano almeno belle e non soporifere. Sì, diciamo che Verstappen è stato anche bravo a prendere il DRS nel T1 e a, diciamo, prendersi quei 12 minuti di vantaggio su Leclerc, che poi erano irrecuperabili. Tra l'altro Leclerc nel post diciamo qualifiche, in realtà pensava che potesse andare meglio anche Sainz, quindi da questo punto di vista la macchina sembrerebbe andare. Bisogna vedere domani in gara, perché appunto in gara l'anno scorso abbiamo assistito a dei tracolli dopo pochi giri. Sì, beh, assolutamente. Magari la cosa che differenzia un pochettino l'annata scorsa rispetto a quest'anno è un po' la faccia anche dei due piloti Ferrari, con Leclerc l'anno scorso che era stato chiamato a colloquio con Sanchez, con l'aerodinamico, il capo dell'aerodinamica, scuro in volto, e invece quest'anno si è detto soddisfatto comunque del lavoro svolto dai tecnici della Ferrari. È normale che fino a che non si vede un riscontro nella prima gara, ecco, è difficile. Caro Gallians, invece tu pensi qualcosa di differente oppure rimani, diciamo, sul pensiero di molti, ecco? Ma certamente l'anno scorso la differenza Red Bull la faceva specialmente in gara, sia con le Ferrari che con le altre vetture. Magari la pole position o non la faceva Verstappen, o quando la faceva comunque non aveva distacchi abissali, poi però in gara dava 20 secondi al secondo e chi si sarà visto sarà visto. Certamente in molti si aspettano una gara a trenino, un po' come in stile F1, mentre Ezio purtroppo prende i primi 3 secondi della sua gara, in stile F1-23, anzi ormai F1-24, non credo, perché comunque con temperature del genere le macchine si surriscalderanno tanto, e quindi vedere trenini DRS forse no, ma di sicuro ci potranno essere lotte interessanti. Bene, andiamo un pochettino dopo questa breve excursus sul F1 reale, anche perché Rugio Vaibox è il primo a tentare di fare qualcosina di differente rispetto agli altri. Gialla? Safety car! Safety car perché? Vedo Roby perdere posizioni. Naspaz! Anche Naspaz andava molto piano. Io vedo Roby senza il tono anteriore. Oh mamma, speriamo non sia successo un... Intanto ha passato Upip Roby sotto regime di safety car, forse un... il consueto, diciamo,
problema del far passare il pilota che sia dietro, e quindi del sorpasso illecito. Molto probabile. Anche perché si è piantato, sì, sì, sì. E tanto il rosso ai box ha passato Ruggio addirittura settimo. Ah beh, sì, perché è rientrato ai box. Sì. E forse diciamo che Ruggio in questo momento ha avuto un po' di fortuna. Stavo dicendo sfortuna, ma in realtà è fortuna, perché gli altri dovranno ancora andare ai box e lui invece avrà montato già la gomma, ecco. Quindi un po' di fortuna per il pilota della Ferrari. Il rosso prende 3 secondi sotto safety car, i primi 3 secondi della gara, mentre uno fortunato sicuramente Ezio, che era in zona dopo l'errore Crick, e invece adesso teoricamente dovrebbe riuscire a riaccodarsi dietro al gruppo. Vediamo se riuscirà a recuperare comunque un'ottima posizione a punti che stava conquistando prima dell'errore. Crick, vediamo a questo punto, anche Miss Dento, perché entrano tutti. Sì, vanno tutti adesso ai box. Vediamo dove sarà Ruggio allora a questo punto. Ovviamente Delta permettendo. Lui in questo momento è a curva 13, curva 14 ora. Crick ha già montato gomma hard, quindi sta andando verso curva 1. Vediamo Ruggio in questo momento invece si trova in uscita dall'ultima curva. Vediamo se riuscirà a questo punto a mantenere almeno la terza posizione. Ovviamente il Delta non lo ha aiutato. Attenzione, grandissimo il pit stop, il doppio pit stop della McLaren, perché Tartaruga si va a prendere la quarta posizione che aveva già mantenuto, però la mantiene, ecco, nei confronti di Black Viaggio e Full Gas, che non avevano il proprio compagno di squadra, ecco, davanti a loro, che si è fermato. Quindi rimane tutto cristallizzato. Giuro, era l'ultimo Gran Premio in cui mi aspettavo di vedere una safety car. Beh, anche comunque, perché i muri sono abbastanza lontani, però pista nuova, magari un errore, appunto, non sappiamo bene cosa è successo, un errore, un alettone rotto, magari per un contatto. Da questo punto di vista ci poteva stare. Diciamo che, come dici te, però il layout non dovrebbe presagire a tante safety car, quindi magari nei prossimi anni non ne vedremo. Assolutamente. Comunque siamo sotto safety car, il gruppo è molto sgranato, quindi potremmo rimanerci per un po'. Intanto ovviamente Ruggio è andato ai box. Chi sicuramente non trae vantaggio da questa safety car potrebbe essere Emis, perché con gomma hard è andato a montare gomma media. Magari sono tanti giri. È lunga, sì, siamo a metà gara. Usura... Non dico che non arrivi fino in fondo, ma potrebbero far fatica. E comunque sì, Emis è anche penalizzato dal fatto che con questi 6 secondi virtualmente scalerebbe diverse posizioni. Non tantissime, diciamo sicuramente 2, perché ovviamente poi Ruggio e Tartaruga non hanno penalità per il momento, ma le hanno Black Viaggio e ne ha 6. Ce l'ha Full Gas e ce l'ha anche il rosso, quindi tutto sommato non ne perderebbe tantissime. È vero anche che lui ha gomma media, quindi magari nei primi giri sarà sicuramente un pochettino più pimpante. Vedremo come vorrà gestirla il buon Crick, che sicuramente fino a che è così la situazione non penso voglia tanto strafare. Però magari vincere il campionato con una vittoria, io penso, e conoscendo anche come ha ragionato all'interno della stagione, sia un qualcosa che lui voglia. Dove è stata persa l'ala? Nel primo settore, quasi all'inizio del T2, se non mi sbaglio. Sì, è difficile ricordare, conoscere le curve, è un circuito da questo punto di vista non proprio chiarissimo. Era comunque una zona mista, quindi o l'ultima parte del primo settore o la prima del secondo. Vedremo, quindi questa domanda ce la pone ovviamente Antonio Giuliana.
vediamo se lo può perdere solo lui il campionato. Ovviamente la chat inizia un pochettino a scaldarsi anche sotto safety car. Certo, ovviamente Crick, appunto, con 70 punti di vantaggio, credo che sia molto difficile che solo un suo ritiro può riaprire un po' la storia a due gare dalla fine. Anche con un suo ritiro, comunque una vittoria di Rugio, comunque da 70 si passerebbe a 45, ecco, punti di svantaggio con 52 rimasti, quindi sì, è difficile. Può succedere punti. Qualsiasi cosa, ovviamente, però 8 punti tipo Fara dice. In tre gare, beh, anche peggio, perché 8 punti in tre gare deve essere veramente Crick a sbagliare tutto, perché 8 punti, francamente, per uno che ha dominato in questa maniera il campionato in tre gare dovrebbe essere non facile, ma di più. Poi c'è la variante ovviamente del buon Fara, come ci diceva il buon Ricky Bizzo, che addirittura si dovette ritirare, caro Gaglians, quindi magari succede anche a Crick, ecco. Sì, poi allo stesso tempo Rugio deve vincerle tutte con giro veloce, e comunque esatto. È comunque difficile, poi chiaro, tutto può accadere. Intanto la safety car ancora non ha spento le luci, quindi penso che si vada a transitare ancora per un giro con il buon Mailander, che si vuole godere l'Aston Martin, ovviamente, un pacchetto aerodinamico proprio extra lusso all'interno del tracciato della safety car. Scusate, all'interno del tracciato del Qatar, fa rima però, tra safety car e Qatar fa rima, quindi va bene così. Dicevo, vediamo appunto cosa a questo punto può succedere con un pacchetto molto ricompattato sicuramente. Io sono molto curioso di capire cosa potrà fare sicuramente Emis, ma anche Tartaruga, perché Tartaruga ha gomma media, e quindi ovviamente tutti i piloti che sono partiti su gomma hard hanno dovuto cambiare mescola. Una gomma soft sarebbe stata impensabile. È vero anche che gli stessi giri che hanno fatto i piloti su gomma media a inizio gara li dovrà fare ovviamente sia Emis che Tartaruga che WPR Giuliano, quindi con lo scarico di carburante. È vero che comunque nella 50% sicuramente è più difficile andare a gestire i vari cliff delle gomme. Sì, poi comunque con questa lunga safety car adesso non ci dovrebbero più essere tanti problemi nella gestione delle gomme medie, dovrebbero arrivare in fondo più o meno tutti, mentre safety car che rientrerà all'interno di questo giro. E quindi Mailander va ai box, prende ovviamente tutto lo spazio del mondo, il attuale leader del campionato e virtuale, se dovesse finire così, campione della Prime League. Vediamo. Non penso. È già partito Crick, attenzione, parte subito Crick, prima dell'ultima curva va a imprimere subito la ripartenza. Ha preso qualche metro nei confronti di Emis, che gli si rifà sotto poi con la scia. WPR Giuliano intanto passa il rosso dopo la linea di safety car, molto astuto il pilota dell'Alfa Tauri, che in questo momento si ritrova davanti il suo compagno di squadra ma con una gomma un pochettino più dura. Rugio invece cerca di andare ad attaccare Emis in seconda posizione. Emis che sta perdendo un pochettino nei confronti di Crick, un Crick che è arrivato già a togliere dalla zona di DRS il pilota Alpin. E cioè, ovviamente si capiva che ad inizio gara caro Gaglians era un po' in gestione, ma diciamo che ha scaldato bene le sue gomme hard Crick. No, infatti sono abbastanza stupito, pensavo che Emis comunque, non dico che avrebbe tentato l'attacco, ma avrebbe comunque cercato di tenerlo per magari farsi aiutare col DRS e scappare, far sì che questi 6 secondi diventassero meno pesanti. Invece subito Crick ha dato uno strappo, anzi Emis si deve guardare gli specchietti da Rugio.
Assolutamente, perché è già un secondo e cinque il distacco del pilota alpino. Vedremo se a questo punto Ruggio vorrà tentare l'attacco nei confronti proprio di Emis per poter andare a divertirsi un po' con Crick. Intanto Upip passa Tex e mamma mia, 24-4, ma stava tentando l'attacco all'esterno il pilota della Ferrari con Emis, che è andato a copiare tra virgolette la sua traiettoria, poteva scaturirne un contatto. È stato bravissimo in questo momento il pilota. Intanto dietro, attenzione, perché c'è una bagarre interessantissima in questo momento. La vinta Naspaz, con Naspaz che è andato a sopravanzare Tex in più tornate. Ci sono stati un po' di scambi di posizione tra i due piloti. Intanto attenzione, perché Emis ha un danno al fondo e anche Black Biagio danno al fondo, penso. Attenzione, sono... vado a vedere il tracker. Sì, diversi danni al fondo, probabilmente qualche cordo l'ho preso male. Ne vedo anche per Naspaz e Alex Pirutino. Sì, i quattro danni che vedete, ovviamente non importanti. Intanto sono tutti al fondo, quindi occhio, questo potrebbe essere una variabile che... Intanto altri 3 secondi per Black Biagio, 9 secondi per il pilota della Williams. Dicevo, una variabile importante anche dal punto di vista per le altre gare. Attenzione ad andare sui cordoli, perché potrebbero esserci dei danni al fondo che magari così di questa entità non li senti, però possono dare fastidio, specialmente nei... quando la gomma inizia a calare, ecco, perché possono dare dei repentini cambi di feedback del volante. Vedremo come lo gestirà a questo punto Emis, un Emis che ha portato in questo momento fuori dalla zona di DRS Ruggio e sta arrivando negli scarichi della Ferrari il buon Tartaruga. Sarebbe uno smacco, diciamo, per Ruggio, che ovviamente perderebbe, come detto più volte, il titolo in questa situazione, la possibilità di giocarsi il titolo in questa gara qui. Farlo fuori dal podio con il compagno di squadra del tuo diretto rivale che ti tira giù dal podio, ecco, non dovrebbe essere bellissimo. Vedremo se riuscirà magari a fine stint a cercare di impensierire Emis. Nemis che comunque ha avuto qualche giro un pochettino così. Ora, bene o male, sta tenendo il passo di Crick, Gagliars. Sì, paradossalmente sembra che Emis abbia scaldato le gomme peggio rispetto alla gomma hard di Crick. Emis ovviamente con gomma gialla, quindi gomma media. E evidentemente se l'è presa comoda, perché comunque non sta girando affatto male. Crick sappiamo certamente non essere un pilota lento. Sarà tornato in gestione il pilota McLaren, un secondo e mezzo si può gestire fino a un certo punto. Anche perché sarebbe tutto di guadagnato per Emis, non solo per difendere la posizione su Ruggio, ma ovviamente a 6 secondi di penalità andare a pressare e prendere la zona di DRS di Crick potrebbe dargli una mano anche a scappare, cercare di mettere un solco nei confronti di Tartaruga a questo punto, perché Emis sta a 6 secondi, Tartaruga ne ha 9, Black Biagio ne ha 9, e tra Black Biagio e Full Gas ci sono 3 secondi e 9, quindi 6 secondi ci sono abbondantemente, ecco, per arrivare almeno in quarta posizione. Emis dovrebbe tentare di andare almeno a riprendere Crick, qualcosa che non vorrebbe sicuramente Biagio, perché Ruggio, perché vorrebbe cercare almeno di giocarsela con Crick. È anche vero che è riuscito a gestire un po' il comeback di Tartaruga, che in questo momento è sprofondato un secondo e cinque. Comunque tutto sommato una gara in questo momento cristallizzata, con un bel trenino da Full Gas, VPR Giuliano e il rosso. C'è un bel terzetto, vediamo se può scaturire qualche lotta. C'è un Roby che va a passare Naspaz ancora prima della staccata di curva 1, prende tutto il DRS e va a prendersi il punticino attualmente
della decima posizione con là davanti Upip. C'è comunque Bagarli dietro, perché Roby ovviamente è passato adesso. Poi c'è Naspaz, che vediamo se rimarrà all'interno del DRS. Tex un po' staccato però con gomma media, e Ezio che è dietro a Tex. Quindi un bel quintetto per l'ultimo punto. Mettiamoci anche Alex Pilotino, che è là dietro a un secondo e tre di svantaggio. Oh, intanto full gas 3 secondi, quindi fanno 6. Andre, dimmi, secondo te è più bello, sì, Qatar o Malesia? No, io sono rimasto a Malesia. Mi è sempre piaciuto come circuito, vabbè che mi ricorda i successi della Ferrari, perché le prime edizioni furono monopolizzate dalla Ferrari, però era un circuito molto tecnico. Quella serie di curve nel primo settore in Malesia erano micidiali, non so se ti ricordi, destra sinistra, ma anche l'ultimo rettilineo prima dell'ultimo curvone che metteva sul rettilineo finale, era un circuito che mi piaceva molto. Questo ancora devo conoscerlo, diciamo che ricorda per certi versi, però Roby su Upip. Roby pimpante da quando è ripartita la gara dalla safety car, va a prendersi la nona posizione e passa anche Upip. Purtroppo ci sono 8 secondi e 7 di svantaggio nei confronti del rosso, con 3 secondi di penalità anche per Roby. Però attenzione, perché abbiamo visto all'inizio un po' di difficoltà dalla vecchia guardia, chiamiamola così, le tre colonne portanti. Alex Pilotino ancora questa difficoltà là un pochettino, invece Naspaz e Roby si stanno ritagliando un posto per poter lottare almeno per il punto. Un Tex che aveva diciamo perso un po' di tempo nei confronti di Naspaz e invece si è rifatto sotto. Vediamo se Naspaz riuscirà a prendere il DRS da Upip. In questo momento è in zona di DRS, quindi c'è Roby attaccato da Upip, Naspaz che ha ripreso il DRS nei confronti del pilota Aston Martin, e Tex là dietro che si sta un po' ricompattando tutto quanto, ma sta arrivando anche Ezio, e quindi è anche lui in zona di DRS nei confronti di Tex. Vedremo se ci faranno divertire i piloti in questo momento dalla nona alla tredicesima posizione. Intanto full gas viene passato dal suo compagno di squadra, entra molto più largo nei confronti di VPR Giuliano, va a fare un incrocio di traiettoria, esce più forte, però in questo momento ovviamente VPR Giuliano è su gomma media e dà 3 secondi di penalità, invece full gas ne ha 6 ed è su gomma hard. Vedremo se riusciranno a sfruttare un po' di questa gomma per andare a ricucire uno strappo che in questo momento è di un secondo, di 7 secondi e 4. Un secondo e 3 invece c'è tra Tartaruga e Black Biagio, che con il pilota McLaren, che è andato a riprendersi quella zona di DRS tanto agognata nei confronti di Ruggio. Un Ruggio che è crollato con le prestazioni, perché è arrivato a 3 secondi nei confronti di un Emis che è rimasto comunque saldo a un secondo e 6 nei confronti del pilota in questo momento leader della gara, quando mancano ormai 5 giri al termine. Occhio a Naspaz perché è molto vicino e ha perso il DRS Upip nei confronti di un Roby che ha dato un po' di strattone. Attenzione a Naspaz, quindi, che potrebbe tentare l'attacco nel rettilineo principale. Eccoci qua, usciti dall'ultima curva, intanto ripassa full gas nei confronti di VPR Giuliano. Attenzione a Naspaz, prende tutta la scia dell'Aston Martin di Upip, va all'interno e con una gran staccata va a prendersi la decima posizione. C'è stato il sorpasso speculare anche di Ezio nei confronti di Tex, sempre in staccata di curva 1. Oh mamma, che bloccaggio da parte di Upip, abbiamo visto il buon Ezio ritrovarselo quasi in faccia. E quindi Naspaz, che in questo momento è in decima posizione, ovviamente 6 secondi di penalità per lui, e quindi potrebbe esserci un po' di strategia da parte di Upip e da parte di Ezio.
Ezio anche lui 3 secondi. Lasciare andare Naspaz, vedere se ha più passo per andare a riprendere Roby, così da prendersi due posizioni senza strafare. Un Roby molto, molto costante sul passo, perché continua a rimanere. Anche Naspaz sta per andare a togliere Upip dalla zona di DRS. Là davanti Tartaruga è vicino a Rugio, ma non riesce ad avere lo spunto per poterlo attaccare. Anche Black Biagio è arrivato negli scarichi di Tartaruga, avendo azionato il DRS a questa tornata. E caro Gallians, dato che tu sei stato ovviamente vincitore l'anno scorso della Prime League, cosa prova in questo momento Crick? Ma francamente non lo so, perché il mio titolo è arrivato in maniera totalmente diversa, mentre qua Ubi si fa rivedere nei confronti di Naspaz, ma non riesce a passare. Di certo sa che è lì. Sa che manca poco e che veramente può perderla soltanto lui a questo punto. Eh sì, perché mancano ormai 3 giri al termine del Gran Premio del Qatar. Una grandissima stagione da parte di Crick, che aveva debuttato all'interno dei campionati proprio quest'anno. Quindi una gran prima stagione, una vittoria da rookie per lui. Intanto bandiera gialla nel T2, si è girato Alex Pilotino, purtroppo. Andre, secondo te dove può arrivare Crick? Sicuramente è già un pilota da sport, di fatto è già un pilota da sport. Poi bisognerà vedere anche quali sono le sue ambizioni. È un pilota che può tranquillamente nei prossimi 2-3 anni, se chiaramente avrà interesse, iniziare un percorso in sport e poi magari passare a un 100%. Ce lo vedo pure bene, onestamente. Il livello suo è alto, lo stiamo vedendo in questo campionato che ha stradominato, quindi può diventare un pilota di alto livello. Assolutamente, tanto si ripassano sorpasso e contro sorpasso da parte di Fulgas e VPR Giuliano, si stanno sicuramente divertendo e quindi fa piacere. Intanto Upip ripassa Naspaz, quindi va a prendersi la decima posizione nei confronti del pilota della Ferrari. E un Crick che andrebbe ad eguagliare il record delle 9 vittorie in un anno di Luni e mi pare Lopez, se non mi sbaglio. Intanto Rugio, oh Rugio, 3 secondi, bandiera gialla, penso che ci sia stato l'errore da parte di VPR Giuliano. Ezio. VPR Giuliano errore. E Ezio anche girato. Ezio, sì. Anche Ezio, perché VPR Giuliano era vicino a Full Gas e invece adesso è a 3,5 secondi. E poi anche Ezio, quindi, che è andato a perdere purtroppo il trenino. Intanto si è rigirato anche Alex Pilotino, ha un po' di problemi in curva 6, gli si blocca il ponte posteriore. Là davanti Emis rimane a 1,5 secondi, invece ha perso completamente il passo Rugio, anche perché ha preso 3 secondi, quindi andrebbe a perdere la posizione del podio nei confronti di un Tartaruga che è stato sempre molto costante, ma non è mai sbocciato il pilota della McLaren, mi permetto di dire, perché è sempre arrivato comunque molto molto vicino al podio. Sembrava delle volte avere un sarebbe pochettino più di passo, sarebbe doppietta, perché 3 sì. secondi di Emis e 3 di Rugio, sarebbe doppietta McLaren in questo momento, cioè Emis che deve continuare a spingere. 6 secondi però. 6 secondi, ci sono 4 secondi di differenza tra Rugio e Emis, e in questo caso 2 secondi di differenza tra Tartaruga e Rugio. Deve spingere molto. Il rosso. Sì. Sì, 4 secondi e 9, deve guadagnare un secondo nei confronti di Rugio per poter poi portarsi dietro anche Tartaruga. Vedremo se Tartaruga riuscirà ad attaccare comunque Rugio per toglierselo un pochettino, scrollarselo un pochettino di dosso. Già 3 decimi ha guadagnato, 4 ci ha sentiti. T3. Mamma mia, mezzo secondo. Va piano Rugio. Va pianissimo Rugio. Vedremo se avrà addirittura passato sia da Tartaruga che da Black Biagio, che contatto. No! Che contatto.
contatto tra Black Biagio e Tartaruga. Black Biagio che puntava a fare un doppio sorpasso nei confronti di Tartaruga e Rugio. E quindi purtroppo... Oh mamma, che brutto finale. Un finale che vede però là davanti un Creek che ha iniziato l'ultimo giro. Altri 3 secondi per Emis, vanno 9, quindi sarebbe doppietta in questo momento per la McLaren, che andrebbe a vincere sia il campionato piloti che il campionato costruttori a questo punto, con una doppietta strepitosa la McLaren quest'anno di Tartaruga e Creek. Sono sempre sembrati il team è molto più equilibrato rispetto agli altri, e vanno a prendersi ovviamente il tanto agognato titolo costruttori. Quindi attenzione, perché all'ultima curva pensieri, non se lo aspettava forse ad inizio anno, Creek va a vincere il Gran Premio del Qatar e con lui va a prendersi anche il campionato mondiale piloti della Prime League. Un grandissimo, grandissimo Creek, vince meritatamente il Gran Premio del Qatar e la classifica piloti, caro Gallias. Con doppietta della sua scuderia, la prima doppietta se non ricordo male, la seconda se consideriamo tutti quanti i campionati dopo quella in Master League, e domani se non ricordo male anche il compleanno di Creek, quindi veramente una festa unica. Assolutamente, poi vinto così, costruttori, piloti, doppietta, ha eguagliato il record di vittoria in Prime, quindi cioè una serata che non dimenticherà quasi certamente il caro Creek. È sempre stato, l'abbiamo visto sin dall'inizio, aveva debuttato con un gran podio in Bahrain. Non sembrava, ecco, dalla prima gara un pilota che potesse dare questo strappo, lo ha dimostrato poi con le 5 vittorie di fila che ha messo in serie dal GP di Australia fino in Spagna. Sembrava aver ceduto un pochettino a metà stagione con purtroppo quello sfortunato GP di Gran Bretagna. E poi quando si è ritornati dalla pausa, dove aveva vinto in Austria appunto il 15 dicembre 2023, e poi c'era stato un po' di debacle, 3 gare in cui avevano vinto Emis, River e Rugio, e poi ovviamente dal Gran Premio d'Italia ad adesso sono altre 4 vittorie messe a segno per il pilota perché 5-9 l'aveva eguagliato in Giappone le nove vittorie di Luni e Lopensky, e quindi questa volta, questa sera sarebbe la 10ª vittoria, caro Gallias, quindi altro record per lui. È incredibile, stiamo finendo praticamente tutti quanti i record sono stati frantumati, non ce li ricordiamo neanche tutti perché sono veramente tantissimi. Ci vorrebbe ovviamente poi magari ad Abu Dhabi faremo una grande festa all'interno della nostra cabina di commento. Intanto ci saluta il caro Andre e sicuramente lo storico del mago Merlino di Formula Italian Team, ovvero il buon Raffaele Lelli per i più rosci, ci dirà ovviamente tutti i record che saranno stati infranti dal buon Creek. Io direi che ci soffermiamo un attimo, un mini spot proprio piccolissimo per far sì che i piloti ci raggiungano all'interno del salottino post gara. Avremo ovviamente il campione della Prime League con noi, e ovviamente anche il buon Tartaruga e Emis. A tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua. Ci vuole un qualcosa di forte, bene. Questa è una proposta, John. State bene attenti. Un prodotto unico e bello. Lo senti? Ti dai brividi. Ti dà gioia. Questo prodotto è una maglia.
niente al controllo del 100%, vale 19, 29, 30, quello, eccoci ragazzi, questo è lo vediamo il Nutless Car. L'impressione sembra un simulatore come tutti, ma ci sono tanti piccoli dettagli che lo rendono unico nel suo genere. Il tutto parte intanto dal fatto che sia un pacchetto completo. Abbiamo il computer, la centralina, il casco che è stato modificato per fare spazio al visore, per rendere i fili invisibili e per far sì che non creino nessun problema mentre chi guida sta insomma vivendo la sua esperienza virtuale in pista. Ma ci sono tante cose, partendo dal fatto che tutto si muove sul software che gestisce la macchina. Il software è un software appunto della Nutless Technology che si chiama AirSim. Partiamo per esempio da qui davanti, dove ci sono due ventole della velocità massima di rotazione di 22.000 giri al minuto e che servono appunto per dare la sensazione al pilota virtuale che è all'interno del simulatore dell'aria che proviene proprio dal tracciato, proprio per dare il massimo senso di simulazione possibile. Un altro dettaglio è il G27 modificato, che è stato appunto adattato alle funzionalità della macchina in sé. Parlavamo anche del casco, che come detto è stato modificato per accogliere appunto il visore, che è il cuore pulsante. Ci sono poi queste due piccole ventole che servono nel momento in cui non sono accese le ventole anteriori più grandi, servono per creare un vortice d'aria ed evitare che le lenti del visore si possano appannare e possano quindi compromettere la visione del giocatore, che è tutto. C'è anche un impianto che comprende all'interno del simulatore questi quattro speaker posti ai quattro lati e un sub che è disposto poco dietro la pedaliera per una potenza totale di circa 500 watt. Gli interni sono in pelle, foderati. I pannelli esterni sono rimovibili, quindi possono essere assolutamente personalizzati a seconda di quello che insomma è l'esigenza di chi utilizza la macchina completa. Come vedete, parlavo prima del fatto che tutto il modulo sia insomma un pezzo unico. Qui c'è l'ingresso della corrente che va ad alimentare la centralina e tutti i sistemi interni, quindi processore, pedaliera, volante, tutto quello che serve e che c'è all'interno dell'Atlas Car. Quindi io direi che ormai ho detto praticamente quasi tutto, non resta che saltare al bordo, ci andiamo a fare un bel giro in pista sul circuito del Mugello su una Ferrari SF15H. Eccoci qui. Questo è quello che vediamo dall'interno, guardate che bel panorama, si vedono anche i meccanici, la tribuna, e qua possiamo vedere i box, i segnali, bel simbolone Ferrari con tutte le gomme lì dietro, però quello che interessa a noi adesso sarebbe anche scendere in pista. Al Mugello, quindi bucine per lanciarci verso il primo rettilineo, apriamo il DRS, occhio all'uscita, con le ventole si ha davvero una sensazione di immersività notevole in tutto il contesto, ci si lancia verso la San Donato, velocità massima oltre 310 km orari, poi staccata forte fino alla quarta, bisogna tenere la corda, si può soffrire anche leggermente di sottosterzo e via con la prima chicane, poggio secco, curve 2 e 3, giusto tenere la corda così, poi via giù, tutto il gas, ancora sinistra destra, e ci si lancia verso la Casanova Savelli che ci porta poi con questa compressione a uno di quelli che poi diventa uno dei punti più spettacolari del tracciato. Arrabbiata 1 in salita e arrabbiata 2 ancora in salita, non si vede l'uscita che è cieca, ancora in discesa una chicane, destra, sinistra, bisogna mantenere la corda, occhio al gas,
E ancora a destra, decompressione, bellissima. Occhio alla corda e poi ancora un punto molto spettacolare. Le due velocissime curve che ci portano verso l'ultima, la Pucine di nuovo. Dalla settima marcia, quasi 300 km all'ora, si scende in quarta. Un po' larghi e poi si va a stringere per cercare la corda. Via giù di gas, si apre il DRS. Massima velocità per andare a concludere il nostro giro sulla pista del Mugello. Davvero fantastico. Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati, scusate un attimo l'attesa, stavamo attendendo l'uomo che si è fatto attendere più di una top model all'interno di una sfilata alla Milano Fashion Week che è appena trascorsa, ovvero il campione Prime League, lo possiamo dire ovviamente aspettando il post-gara, ma non penso ci sia stato tanto disastro, il buon Crick. Caro Crick, allora, partiamo dal fatto che questa sera avete fatto doppietta, avete vinto il campionato costruttori, hai vinto il campionato piloti e hai battuto un record che durava da tanto tempo, ovvero le 10 vittorie all'interno di un campionato condiviso da Luni e Lopensky. Cosa vuoi fare di più? Ci sono ancora due gare. Se non sbaglio, ho fatto pure... Com'è che si dice quando fai primo in qualifica, giro veloce, sempre primo? Hat-trick. Gran Slam? Sì. Sì, perché la safety car mi ha aiutato. La trick è giro veloce, quindi... giro veloce, qualifica e ovviamente vittoria. Invece il Gran Slam è qualifica, vittoria, sempre primo e giro veloce. Esatto, se non sbaglio con la safety dovrei esserci riuscito pure. Sì. Quindi cioè, nulla da aggiungere, la gara è perfetta per vincere il campionato, lo stavo dicendo prima, Tartaruga, gara perfetta, perché anche lui ha fatto una gara grandissima, l'1-2 McLaren non lo volevamo ormai da troppe gare, perché siamo sempre stati lì, poi per causa di forza maggiore non ci siamo mai riusciti, e secondo me, ripeto, cioè, oggi è stata proprio la gara perfetta e la gara ideale per vincere il campionato, una gara migliore non potevo chiederla, sempre, cioè, in qualifica da subito ho fatto un buon tempo, poi in realtà non sono riuscito a fare il secondo giro perché ho osato un po' troppo, ma cioè, penso che potevo permettermelo vedendo il distacco, quindi ho provato a spingere un po' di più, mi sono girato, sono comunque partito davanti. Non so cosa è successo all'inizio, perché ho visto che dietro c'è stato magari un po' di bagarre, però io ho pensato solo a staccare, non dare il DRS, prima c'è stato Black Biagio, poi è arrivato Emis, sempre io ho fatto il mio passo tranquillo, ero un po' a rischio con la gestione dell'ERS, però vabbè, poi con la safety car sono rientrato, ho messo gomme dure, ho voluto anche di dare di nuovo subito lo strappo per togliermi Emis dalla zona DRS, anche se aveva un po' di penalità. E poi volevo tenerlo fuori per non aiutarlo con col fatto che stava arrivando Tartaruga. E poi vabbè, aveva 9 secondi, quindi poi alla fine non è servito a nulla, però comunque, ripeto, gara perfetta oggi, quindi sono contento così. Molto bene, vediamo se magari arriverà qualche domanda oppure dopo dal caro Gallians. Andiamo al secondo classificato, ovvero Tartaruga. Io in live mi sono lanciato in un... Delle volte sembravi avere sempre un gran passo, però ti mancava sempre qualcosina. Sicuramente il campionato costruttori ti può dare anche un po' di consapevolezza, perché comunque siete stati... Sì, Crick ha fatto tante vittorie, ma anche tu gli hai dato una gran mano, perché sei stato forse il migliore delle seconde guide. E quindi cosa cercherai di fare per magari avere quel click in più che potrebbe portarti a vincere qualcosina in più, ecco, magari qualche gara?
Beh, la mia testa è alle finals, nel senso che in teoria non partecipano i primi 5 del campionato, giusto? Esatto. Ecco, quindi quando sapremo le piste, là mi allenerò bene. Cioè, queste le preparo male perché comunque Qatar, per dirti, l'ho corsa mercoledì e l'ho vinta e andavo un secondo e mezzo più veloce di adesso, che guido senza traiettoria. Quindi mi allenerò bene per quelle tre gare. Questo è il mio obiettivo. E per gli anni a venire? Gli anni a venire mi allenerò di più a correre senza traiettoria, cosa che non sto facendo adesso. Molto bene, molto bene. La gara invece, diciamo, allora, qualifica pessima, perché il primo giro che mi sono lanciato si era lanciato anche Naspaz, dopo ho dovuto alzare il piede perché ce l'avevo proprio davanti. Secondo giro ho beccato taglio e siccome non avevo più tempo per rientrare, montare un'altra gomma e uscire, ho fatto praticamente il giro di qualifica senza ERS, e infatti ho fatto 23-0. E niente, dopo in gara ho detto vabbè, tanto è una pista dove si prende facilmente penalità, il mio obiettivo, cioè io avevo paura di forzare perché il taglio era dietro l'angolo, quindi ho detto piuttosto vado cauto, sto attento a se esco di pista magari mollo l'acceleratore, dopo se rientro non prendo l'avviso o altro, e quindi con un avviso sono riuscito ad arrivare secondo dopo. Molto bene, molto bene. Grazie, Crick. Allora passiamo al terzo classificato. Caro Emis, un altro podio. Sicuramente rientrerai all'interno dei 5 delle finals. Ovviamente, purtroppo, la stagione l'abbiamo vissuta piano piano. Purtroppo ci sono stati degli errori. Però ti sei ripreso, ecco, nella seconda parte. Ma io arrivo sempre come i cavoli a merenda, arrivo io, tutti gli anni. niente, peccato, troppi ne ho presi, come si è visto. Guarda, sono sincero, prima che iniziasse l'ultimo giro, quando avevo ancora 6 secondi, ero quasi convinto di poter riuscire a staccarli oltre i 6 secondi. Poi mentre faccio l'ultima curva per mettermi a fare l'ultimo giro la sbaglio, e poi in un momento di distrazione, non so perché, forse ho dato un'occhiata perché ho visto che c'è stato qualcosa da dietro, quindi il ritardo è aumentato tra Ruggia e Biagio, credo, e lì mi sono distratto e ho preso questi 3 secondi stupidi, che però comunque in quel frangente, comunque dai 5 secondi e 4 che avevo momentaneamente, poi con quegli errori insomma sono calati 4 e 7, ho detto vabbè, ormai mi accontento del terzo. Diciamo che dove mi ha tagliato le gambe è stata la safety car, perché anche se c'avevo 6 secondi avevo un bel passo e quindi potevo più di secondo non potevo fare, ovviamente. Crick lo sappiamo, è di un altro livello, quindi va bene così, più di questo non si poteva fare. E per le finals cosa ti aspetti? Ma nulla, nulla di che. Alle retrovie che cosa pensi che devo aspettarmi? Non lo so, magari una rimescolanza. Premetto che non sono un amante delle finals, ma questa è un'opinione personale, ovviamente, però si fa ovviamente il proprio dovere, si fa quello che si può, ma insomma sono gare alla fine dove c'è poco da dire, insomma, ecco, si prova a finire la gara innanzitutto, ecco. Molto bene, caro Gallias. Sì, domande. Innanzitutto volevo fare i complimenti sia a Tartaruga che a Demis. A Tartaruga perché l'abbiamo visto innanzitutto l'anno scorso e ha avuto un processo di crescita veramente molto grande ed è arrivato oggi a conquistare il suo, tra virgolette, miglior risultato in carriera, anzi senza virgolette, il secondo posto non l'aveva mai raggiunto prima ed è
dimostrazione del fatto che con impegno si può arrivare in alto, e spero che continui così. Per quanto riguarda Emis, il discorso non può essere simile, perché stiamo parlando di un pilota che è molto più esperto, però quest'anno è stato molto bravo e nonostante qualche defiance che ogni tanto c'è stata, è stato comunque molto bello rivederlo più spensierato e con il sorriso rispetto ad altre situazioni nella quale era veramente disperso. Con queste due... No, è vero. Vai. Scusa. È vero, confermo quello che dici. Purtroppo, come si dice, cioè, non devi ripetere, però io faccio quello che posso, do il massimo, ma purtroppo quando ci stanno limiti uno non può fare altro che mettersi in coda e sperare che quello che sta davanti sbaglia. Quest'anno abbiamo avuto un pilota che, come ho detto prima, è di un'altra categoria. Mi spiace che non c'è River, sicuramente con River presente sicuramente non avrei fatto gli ultimi podi forse, quindi diciamo che sono anche un po' fortunato che manca, come si dice, un concorrente diretto per le prime posizioni, però questa è la situazione e uno prende quello che riesce a prendere, insomma, quello che ti passa il convento, ecco. Oggi è stato così, dove la prossima volta a Brasile, tra due settimane per fortuna, si prova a fare sempre il meglio e sperare di fare minimo il podio. Ecco, il minimo obiettivo è quello, mi piace fare almeno il podio e poi niente, poi si prende quello che viene, ecco. Sono d'accordo con te anche con il discorso di River, che speriamo di rivedere presto di nuovo ai nostri campionati. Passando a Crick, tornando al discorso finals che hanno già accennato prima Tartaruga e Emis, se invece da parte sua c'è magari la volontà o comunque il desiderio di fare qualcosina di più, di provare magari, non dico a mettere i bastoni delle ruote ai primissimi della Master, però comunque con qualche piazzamento un po' magari caotico, con pioggia o comunque condizioni avverse, poter comunque giocarsi le proprie carte. Con la pioggia speriamo di no, perché l'unica gara con la pioggia quest'anno sono andato a Muro, però per le finals, cioè, andrò molto tranquillo, nel senso, se è vero che magari quest'anno avevo qualcosa di più degli altri in prime, non, guardando qualcosina degli altri campionati, soprattutto sui primi 5, cioè, penso che anche io prenderò un secondo al giro, quindi l'obiettivo, vabbè, è di arrivare davanti ai ragazzi che arriveranno della prime. E poi vediamo gara per gara, anche perché con l'accento non sono per niente abituato, mi allenerò un po' di più. Sì, sicuramente ci sarà la voglia di fare bene, ecco. Però con la consapevolezza che, insomma, cioè, gli altri piloti che mi ritrovo davanti, per nulla togliere ai ragazzi della Prime, non sono i piloti della Prime, ecco. Ti ringrazio. Grazie a voi. Allora, c'è una domanda dalla chat per tutti, si rifà un po' al discorso che abbiamo fatto questa sera. Avete visto le qualifiche oggi? Sì. No, io sono tornato dal lavoro, quindi ho acceso la play. Io sto guardando adesso. E allora non spoileriamo per il buon Emis. Non spoileriamo per il buon Emis, quindi... No, l'ho visto adesso, sono finite, quindi... Ok, purtroppo c'è stato... Sono contento, se noi guardiamo il tempo della Ferrari dello scorso anno e quello di quest'anno, ha fatto un bel passo avanti, parliamo da tifosi Ferrari ovviamente, poi il tempo che ha fatto Verstappen, togliamogli almeno un decimo e mezzo al primo settore, visto che si è preso una bella scia dalla McLaren, quindi va bene così, sappiamo che la Red Bull è la macchina da battere, però vedere una Ferrari vicina che si spera anche sul passo possa stargli più vicino, questo già potrebbe farci contenti. Beh, sì, quello che si diceva, cioè il discorso un pochettino più generale che abbiamo fatto noi è speriamo che domani vada tutto liscio con il degrado gomme, perché è sempre stata forte anche l'anno scorso sul giro secco la Ferrari. Quindi speriamo domani. No, pensiamo che Verstappen ovviamente sia
l'uomo da battere e il pilota che ne ha sicuramente di più con la macchina perfetta. Che Tartaruga, volevi dire qualcosa? No, cioè nel senso, no. Secondo me finché la Ferrari non torna competitiva e c'è un pilota come Verstappen in Red Bull, ho poche aspettative, sinceramente. Dopo, se quando avremo una macchina competitiva a livello della Red Bull con un ottimo pilota a bordo, e allora si può riparlare di vincere un campionato, secondo me. Dopo possono esserci eventi magari a favore o altro, però possono esserci per una o due gare in tutto il campionato, comunque si vedrà la vera forza sia del pilota che della scuderia. Rick? Secondo me di positivo, cioè, senz'altro che, se non sbaglio, il tempo in Q2 di Leclerc è stato migliore del tempo che ha fatto in Q3 Verstappen. È vero che quindi vuol dire che anche lì ha fatto un giro perfetto, Verstappen ha preso la scia, però comunque le premesse sono buone. Poi c'è da vedere, dalle prove libere sembra che comunque il problema del degrado gomma sia stato leggermente risolto. Vediamo come va. Come hai detto tu, il pilota da battere comunque è uno, la macchina da battere è una sola, e cioè, secondo me non è così tanto improbabile che si sia trattenuto qualcosa. Poi non lo so, cioè non ho queste competenze per dirlo, però non mi stupirebbe, ecco. Diciamo che secondo me non è come diceva, non so se come diceva Gené, che sono tutti lì, cioè secondo me non sono proprio tutti lì. Ma magari sì, magari Gené intendeva tutti lì tranne ovviamente Verstappen. Perez ovviamente ha una macchina che è carro armato, è costruito sul primo pilota, ma basta per essere comunque più forte delle altre. Sicuramente sia Sainz che Leclerc che Hamilton che Russell, Alonso, mettiamoci dentro, e magari anche le due McLaren, forse un pochettino di meno quest'anno, vedremo come la svilupperà il buon Andrea Stella. Sicuramente sono lì insieme a Perez, poi la differenza lì la fa Verstappen, perché come diceva benissimo Tartaruga, un ottimo pilota comunque non è un campione come Verstappen. L'anno prossimo sicuramente arriverà Hamilton è un campione del mondo, lo sappiamo tutti quello che ha fatto il buon Lewis. Vedremo, ecco, come si adatterà all'ambiente Ferrari, perché c'era sempre da capire questo: l'ambiente Ferrari non è come magari l'ambiente che si aveva in Mercedes all'inizio quando è arrivato nel 2014, ecco. C'è sempre da capire, lui sicuramente lo gestirà molto bene. Bisogna ricordare l'affidabilità, come dice il buon Antonio Giuliano alla chat, però l'affidabilità bene o male l'anno scorso non è stata un crucio per tanti, perché comunque tranne il Bahrain, in cui le batterie di Leclerc erano fallate, ne aveva bruciate subito due, mi sono sembrati buoni. Verstappen è un po' quello che si augurano un po' tutti quanti fan della Formula 1. Comunque, se devo essere sincero, bisogna aspettare Hamilton per vincere il mondiale con la Ferrari, scordatevelo comunque. Sì, assolutamente, lo penso anch'io, vado controcorrente, lo penso anch'io. Tartaruga, dicevi? Un bel pilota che è Leclerc, dategli la macchina e poi vediamo. No, dicevi? Stavo dicendo che secondo me, vabbè, Hamilton come Schumacher, grandissimi piloti, però avevano una macchina che era nettamente superiore alle altre, quindi se tu hai una macchina fortissima e metti anche un buon pilota, il risultato te lo porta a casa. Tu puoi essere anche un fenomeno, ma se ti danno una catapecchia da guidare fai ben poco. Quindi Verstappen non è un fenomeno, è forte, allora Verstappen per me è un fenomeno, però sì, diciamo che non c'è tutto questo divario adesso tra la Red Bull, secondo me, e le altre scuderie. Magari l'anno scorso sì, era molto più evidente, però soprattutto sull'usura della gomma, perché
magari i primi giri riuscivano a tenerlo, dopodiché appena la gomma si degradava un attimo scappava via. Però boh, cioè, nel senso, aspettiamo finché gli sviluppi, se la macchina è buona, gli sviluppi cresce, per far crescere la macchina funzioneranno, allora io credo che ci sarà da divertirsi, ripeto, senza illudersi, perché tanto la Ferrari non vincerà il campionato, però che possa lottare per farci divertire, io questo me lo auguro. Diciamo che secondo me sarebbe bello vedere. C'è competizione, c'è divertimento e ci divertiamo tutti. Secondo me dovrebbe esserci, è infattibile come cosa, comunque tutte le scuderie con lo stesso... Cioè, come noi guidiamo con auto senza differenze, sarebbe bello vederlo anche in Formula 1, così la vedi la vera qualità del pilota e non tanto della macchina. Però è una cosa infattibile. Molto bene, direi che possiamo concludere qui. E io faccio ovviamente i complimenti, ricordiamo, al campione della Premier League, salvo casi eccezionali per il post-gara, il buon Crick, complimenti vivissimi, grandissima annata, ci sono ancora due gare, vediamo se riuscirai a ritoccare ancora il tuo record, quindi complimenti caro Crick. Grazie mille ragazzi. E complimenti ovviamente al suo compagno, al vincitore insieme a Crick della McLaren del campionato costruttori, il buon Tartaruga, e complimenti anche per il podio. Grazie e complimenti a Kemis, che mi ha anticipato, però complimenti per l'ennesimo podio in questa stagione. E io ovviamente ringrazio anche il buon Gallians, che è rimasto e si è prestato questa sera per la buona riuscita della regia. Non è successo niente, quindi non è andato a fuoco il PC, meno male, almeno abbiamo visto vincere il campionato della Prime. Grazie caro Ale, e grazie anche a DR Long. Grazie ovviamente al buon Andrea Badolato, che vi starà aspettando, quindi potete andare tranquillamente. Buonanotte a tutti voi tre. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutti quelli che ci supportano, a tutti i piloti della Prime, a tutto il gruppo di lavoro che c'è dietro per offrirvi ogni settimana e ogni anno ormai i campionati di Formula Italian Team. Io ringrazio tutti quanti, vi ricordo i canali social, Formula Italian Team Official Channel su Telegram, Formula Italian Team su Instagram, siamo su Facebook, www.formulaitalianteam.com per vedere gli eventuali risultati del post gara e magari qualche chicca dei piloti che vanno a scrivere ovviamente come è andata la loro gara all'interno dei vari post. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a lunedì per la Sport League, ricordo anche che martedì ci sarà la Pro League sempre sul tracciato del Qatar. Settimana prossima finisce la settimana a martedì, come detto da Andre la Master sarà posticipata e ci sarà la pausa per quanto riguarda i campionati per poi riprendere in Brasile. Io ringrazio tutti, buonasera a tutti, buonanotte, buon weekend e soprattutto buona Formula 1 domani alle 4, cioè il Gran Premio del Bahrain. Ciao a tutti! Buonanotte!